Grandi poracci, mi ha fatto super piacere vedere che in tanti vi siete ricordati di Radical Bikers e del suo cabinato epico. Mario è stato il più rapido di tutti, mentre Felix mi ha incuriosito scrivendo che il gioco è Carmageddon 2. Non lo so, me lo ricordavo diverso, ma mi fido. Ora però andiamo avanti. Di che gioco si tratta? Solo risposte sbagliate. Sorprendetevi! Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale, l'unico di YouTube Italia dove si parla di videogiochi e si festeggiano compleanni. Oggi, 3 marzo 2022, sono passati esattamente 5 anni dall'uscita sul mercato di Nintendo Switch, una console che ha rivoluzionato il mondo dei videogiochi e che ancora oggi esercita un fascino incredibile su tantissimi giocatori. Ho deciso quindi di fare questo video per celebrare la console che mi ha fatto riavvicinare al mondo del gaming e mi ha permesso anche di crescere tanto qui su YouTube con il canale. Ma non si tratterà esclusivamente di un video celebrativo, perché cercheremo di rispondere anche all'annosa questione che so che attanaglia tantissimi utenti. Vale ancora la pena oggi, nel 2022, comprare una Nintendo Switch? Ovviamente sì, ma non esiste un unico punto di vista, quindi cercherò di spiegarvi al meglio quali sono i punti di forza della console, quali i suoi punti deboli e verso quali giocatori penso sia rivolta l'offerta di Nintendo. Prima di iniziare però, come al solito, vi invito a chiudere i video di Zeb89 e di partire tutti quanti insieme verso la conquista non violenta di internet.com. L'obiettivo è la fondazione del Poroverso. Lasciate un like, iscrivetevi al canale attivando la campanella delle notifiche e venitemi a trovare anche in live questa sera alle 22, dove proveremo insieme in blind la demo di Kirby e la Terra Perduta. Sarà una live poracissima, trovate tutti i link in descrizione. Iniziamo! Sono passati 5 anni dall'uscita di Switch, una console che a modo suo ha rivoluzionato il mercato dei videogiochi, ma quello che oggi è un successo evidente sotto gli occhi di tutti, all'epoca non era affatto scontato. Non dimentichiamoci che Nintendo veniva da uno dei suoi periodi più bui in assoluto, la Wii U aveva completamente floppato, la baracca si teneva in piedi solo grazie al 3DS e agli Amiibo, ed era chiaro che il prossimo hardware avrebbe rappresentato un momento cruciale nella storia dell'azienda. Il fallimento non era contemplabile. Ora, possiamo recriminare qualsiasi cosa a Nintendo, dalle politiche anticonsumatore all'incapacità di adeguarsi agli standard dell'industria, ma non gli si può certo dire che non si prende il rischio di proporre idee innovative. A volte si tratta di successi senza precedenti, altre di clamorosi buchi nell'acqua, e Switch è solo l'ultimo esempio di una filosofia aziendale che ormai da 2 decenni non si accontenta più di adeguarsi ai canoni dell'industria. Per questo, nei confronti di Switch c'era un grandissimo scetticismo e tante delle cose proposte da Nintendo fecero storcere il naso anche ai veterani del settore, che vedevano nella nuova console una macchina fuori dal tempo, già vecchia ancor prima di uscire e potenzialmente priva di un forte appeal sul pubblico. La stessa Nintendo non sembrava convinta pienamente delle potenzialità di Switch, tanto da tenersi aperta la porta del 3DS per altri 2 annetti, così nel caso le cose non fossero andate nel migliore dei modi. Eppure la Switch è ingranato da subito e grazie a 2 fattori. Un concept vincente e una lineup da urlo, oltre ovviamente a una campagna pubblicitaria studiata nei minimi dettagli. Introdurre una console del genere è stato rischioso, ma l'intuizione ha ripagato alla grande. Accorpare il mercato portatile a quello delle home console si è rivelata una scelta vincente in un periodo dove tutti gli altri settori tecnologici puntavano alla miniaturizzazione delle piattaforme, ma il gaming rimaneva ancora bloccato nel salone di casa o davanti lo schermo del PC. Poco importa che la console non garantisse prestazioni di fascia alta già nel 2017 o che l'esperienza complessiva offrisse esclusivamente il gaming nudo e crudo, senza alcun tipo di funzionalità multimediali o smart. Il poter usufruire di esperienze complesse e stratificate, secondo però i canoni del mordi e fuggi tipici del sempre più popolare gaming su mobile, ha rappresentato il matrimonio perfetto nel momento perfetto. Io stesso mi sono riavvicinato ai videogiochi proprio grazie a Switch e alla sua natura ibrida, che mi consente di intraprendere sfide con giochi corposi che richiedono decine di ore per essere completati senza dover essere relegato a una postazione specifica. Dall'altra poi ci sono i giochi. Mamma mia che lineup da urlo! Nei primi mesi di commercializzazione abbiamo avuto su Switch sia un Mario in 3D che uno Zelda in 3D,
Ma poi non si tratta di due episodi qualsiasi. Breath of the Wild e Odyssey si sono rivelati due tra i migliori capitoli delle rispettive serie. Ti azzarderei anche col definirli due tra i giochi più importanti del decennio. E dal 2017 a oggi non c'è mai stato un momento morto, escludendo magari il periodo di rallentamento dell'industria avvenuto a cavallo tra il 2020 e la prima metà del 2021, per i motivi che tutti quanti conosciamo. Nintendo, dosando strategicamente le uscite e ricorrendo in modo estremamente parsimonioso al catalogo di vecchie e nuove glorie composto dai suoi titoli first party, ha saputo mettere in piedi una libreria mostruosa, piena zeppa di capolavori che attraversano tutti i generi del gaming e per una volta tanto è riuscita a strappare anche un modesto supporto dalle terze parti che, nonostante la difficoltà nel creare porting ad hoc per questa console, si sono impegnate per portare le loro creazioni su una delle console più popolari di tutti i tempi. Sono passati 5 anni però, e quella che un tempo era una novità mai vista prima, oggi è circondata da numerose alternative. Il gaming su mobile non è più esclusivamente relegato ai free to play, il cloud gaming è una realtà sempre più concreta, i primi PC portatili, anzi PC consolizzati, iniziano a affacciarsi sul mercato. Perché allora scegliere Switch oggi? Partiamo ovviamente dal fattore più logico, la libreria della console. Entrare oggi nell'ecosistema Nintendo significa avere a disposizione 5 anni di illustri arretrati, molti dei quali sono esclusive Switch. Dai platform agli action adventure, passando per i party game e JRPG, ce ne è per tutti i gusti. Il settore degli sportivi è quello dove Switch è più carente e se siete dei giocatori abituali di FIFA, beh, questa non è la console che fa per voi. Ma perché andare a cercare FIFA su un hardware dove sta per uscire Mario Strikers? Non ha senso. Allo stesso modo, se giocate principalmente modalità console fissa e prediligete esperienze presenti anche su altre piattaforme, il confronto non regge assolutamente e a quel punto Switch può al massimo essere una console di accompagnamento più che una prima scelta. Ed è qui che la Lite trova il suo pubblico di riferimento, ma tratteremo i vari modelli fra poco. Sul mio canale trovate una serie di video dedicati ai migliori giochi su Switch, divisi anche per categorie. Vi consiglio di andare a recuperarli per farvi un'idea complessiva sulle potenzialità della console. Ma soprattutto, se non badate più di tanto alla resa grafica, beh, l'idea di poter giocare titoli come The Witcher 3, Doom, Skyrim, Dying Light e tanti altri in portabilità è praticamente un sogno che si avvera. Io mi sono divertito tantissimo con Doom e Doom Eternal su Switch, anche se capisco chi inorridisce di fronte al pensiero di giocare un FPS su console portatile. A ognuno il suo. Ma ancora più emozionante è vivere una console e acquistare oggi Switch significa prepararsi a dei mesi ricchi di uscite e da qui fino alla fine dell'anno e probabilmente anche dopo stanno per arrivare su console ibrida solo titoloni. Questo sarà il mese di Triangle Strategy, Chocobo Racing e Kirby, in futuro arriveranno anche Advance Wars, Bayonetta 3, Breath of the Wild 2, Metroid Prime 4, speriamo, Xenoblade Chronicles 3, chi più ne ha ne metta. Senza dimenticare poi che Nintendo sembra si stia dando una svegliata anche sull'online play e l'offerta dei servizi in abbonamento che vanno a chiudere un pacchetto complessivo estremamente variegato. L'idea è che questo 2022 sia in grado di replicare il 2017, un anno fondamentale in fatto di uscite, e sebbene non si sappia nulla di un prossimo capitolo di Mario, è impressionante realizzare che dopo 5 anni dal suo lancio Switch è ancora una piattaforma che ha tantissimo da dire e Nintendo sembra intenzionata a supportarla ancora a lungo. L'azienda parla di una console arrivata a metà del suo ciclo vitale, ma sembra un'affermazione un po' azzardata. Non credo che il supporto Switch duri altri 5 anni, ma è indubbio che la console verrà supportata attivamente almeno fino a fine 2023 e nel caso dovesse uscire un nuovo hardware, mi aspetto un periodo cross-generazionale dove entrambe le piattaforme saranno prese in considerazione da Nintendo, augurandoci anche in una piena retrocompatibilità del suo successore. In questo momento si apre uno dei punti più controversi, il motivo per cui molti utenti sono ancora titubanti e non sono convinti al 100% su un potenziale acquisto di Nintendo Switch. La possibilità che da un giorno all'altro Nintendo se ne esca con una Switch Pro o una Switch 2, rendendo l'acquisto di un modello base o di una OLED obsoleto in poco tempo. Ma secondo me la questione va vista sotto un'ottica specifica. Premessa, Nintendo è totalmente imprevedibile ed è difficile trovare una logica dietro alle sue decisioni.
Switch è sicuramente un hardware datato che fatica a stare al passo con i tempi e una revisione, una ipotetica Switch Pro, potrebbe essere la soluzione perfetta per estendere di qualche anno il ciclo vitale della console. In passato Nintendo ha annunciato la Lite e la OLED completamente dal nulla, facendo passare pochi mesi tra il reveal della console e la sua effettiva commercializzazione. Però Switch base è uscita nel 2017, la Lite nel 2019 e la OLED a fine 2021. Io, prima della fine del 2023, non mi aspetto un nuovo modello, ma arrivati a quel punto, avrebbe veramente senso proporre una revisione mid-gen? Credo che avrebbe molto più senso passare direttamente alla generazione successiva, che ipoteticamente potrebbe affacciarsi sul mercato nella prima metà del 2024. Quindi, nella migliore delle ipotesi, comprare una Switch oggi significherebbe non dover pensare a un cambio hardware per altri 2 anni, mentre nella peggiore significherebbe ritrovarsi con l'annuncio di una Switch Pro a giugno, con uscita a ottobre. Valutate voi se è un rischio che siete disposti a correre, ma comunque, portando indietro le console usate, molto spesso si riescono ad ammortizzare i costi del passaggio hardware. Fossi in voi, non mi farei spaventare dalla possibilità di una revisione imminente e taglierei la testa al toro andando di OLED. Quindi, l'ultimo punto, il più importante. Quale modello scegliere? Anche qui dipende molto da voi, però intanto vi posso dare qualche consiglio. La Lite è il modello entry level, il più economico, e già questo è un bel punto a favore. Consente di giocare soltanto in portabilità ed è a tutti gli effetti una console portatile come i Game Boy, DS e 3DS. Per me è ideale come seconda scelta, da affiancare magari a un PC da gaming o a una PlayStation o una Xbox, in modo da poter giocare le esclusive Nintendo ma mantenere il gaming multipiattaforma su hardware più idonei. Allo stesso tempo è la console perfetta per i più piccoli e i genitori dovrebbero puntare a questo modello per i loro figli. Attenzione però, la Lite non consente di staccare i Joy-Con e di giocare in due al volo, quindi si perde la possibilità di condivisione immediata. Si possono sempre comprare i Joy-Con aggiuntivi da associare alla console, ma a quel punto tanto vale affrontare una spesa unica e prendersi magari un modello base. Anche questa versione, la prima uscita, ha il suo pubblico di riferimento, anche se in assoluto secondo me la OLED è imbattibile. Però se volete risparmiare un po', magari anche grazie al mercato dell'usato, o giocate in modalità fissa alle esclusive Nintendo, prendete la Switch classica senza pensarci su due volte. Questo perché le differenze tra il modello del 2017 e la OLED, uscita nel 2021, rimandano quasi esclusivamente alla modalità portatile. La OLED ha uno schermo incredibilmente migliore, la qualità dei colori è pazzesca e la diagonale è leggermente più ampia. Non ci sono differenze a livello prestazionale, ma se messe una a fianco all'altra, lo scarto qualitativo si percepisce come. C'è poi uno stand più largo e regolabile che aumenta di molto la stabilità della console in modalità da tavolo, degli speaker migliorati e la presenza di una porta LAN all'interno della dock. Questa tra l'altro è compatibile anche con i modelli precedenti. È vero, la OLED costa qualcosina in più, ma vi ripeto, se siete giocatori che prediligono giocare in portabilità, questa è la versione che fa per voi. Lo schermo della OLED è tra i migliori che si siano mai visti su una console portatile. Quindi questo per me è il momento perfetto per comprare una Switch. Non fatevi intimidire dagli eventuali rumor di una Switch Pro. È più o meno da marzo 2017 che sento dire che Nintendo sarà costretta a pubblicare nell'immediato una revisione della console per rimanere al passo con i tempi, ma fino ad adesso di questa fantomatica Switch 4K non se ne è vista neanche l'ombra. E poi, se sarà Switch Pro, pace. Attenzione però al mercato dei PC portatili, perché Steam Deck è una realtà da tenere d'occhio. Una soluzione non pensata per competere direttamente con Switch, ma che per molti giocatori potrebbe rappresentare una validissima alternativa. La verità è che il mercato dei PC portatili ad oggi è molto acerbo, ma sono convinto che fra qualche anno Nintendo sarà costretta a ragionare sul suo futuro anche prendendo in considerazione i risultati ottenuti da Valve e da tutti gli altri competitor che decideranno di lanciarsi in questo settore. E questo però c'era tutto per oggi. In descrizione trovate tutti i link per acquistare i vari modelli di Switch e supportare contemporaneamente il canale senza alcun costo aggiuntivo. Trovate anche il link al gruppo delle offerte poracce per rimanere aggiornati sui migliori pre-order e sugli sconti in corso sui giochi Switch e non solo. E niente, vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e vi aspetto nei commenti per discutere di questo importantissimo anniversario. Noi in caso ci vediamo dopo alle 22 sul sito Viola per provare insieme la demo di Kirby e la Terra Perduta, altrimenti l'appuntamento rimane a domani con un nuovo video. Voi mi raccomando, fate i bravi, riposatevi, ma soprattutto nerdate duro. Io sono il Poro 2017, Michele 2022,
Ciao! Ehi ehi ehi, fermo! Se questo tipo di video ti piace, prendi in considerazione l'idea di supportarmi sul Poreon, il Patreon dei Poracci. Con un piccolo contributo mensile mi puoi aiutare enormemente a portare avanti i contenuti qua sul canale e in cambio ricevi anche delle ricompense di tutto rispetto, come retroscena, anteprime e anche live esclusive dove andremo a caccia di retro game. Ti lascio il link in descrizione e ricordati che Poracci si diventa! A mio avviso sarà un flop, io non è che lo spero, non è che auguro il male, però purtroppo temo che il Nintendo Switch sarà un flop.